legislativo fatto 4-6, però la nostra richiesta partiva dal contenuto della legge di stabilità che al comma 676 riporta proprio questa possibilità, la possibilità di ridurre o addirittura di azzerare la tassa. Noi diciamo, l'abbiamo chiesta solo e esclusivamente per gli immobili che non fruiscono di servizi indivisibili, come le aree non edificate, come gli edifici invenduti, perché sostanzialmente è anche una questione di giustizia. Solo questa precisazione, perché era contenuta nel documento. Grazie. La parola a Mantini. Presentate anche così anche per far capire i risultati la vostra estrazione. Sì, Riccardo Mantini, titolare di Sinergia Advertising, agenzia di comunicazione. Solo due approfondimenti su quelle che sono le reali competenze e possibilità dell'amministrazione comunale su due aree del documento. Una è la riqualificazione urbana, cioè come può l'amministrazione comunale intervenire favorevolmente per una riqualificazione, un cantiere pubblico, ma per le imprese private, i cittadini, per agevolare un miglioramento del decoro, della sicurezza e di energia dei palazzi ormai fatiscenti. E che tipo di laboratorio si può creare di buone prassi proprio in termini di semplificazioni, di buone prassi per poter accelerare al massimo questo tipo di intervento. E l'altro è sempre in termini di reali competenze dell'amministrazione, sull'area metropolitana Pescara-Chieti, quali sono le reali possibilità di un'amministrazione di intervenire su un tessuto di questo tipo e anche lì che tipo di laboratorio di buone prassi si può mettere in piedi. Grazie. La parola a Pescara. Sì. Grazie. Allora, buonasera a tutti, Alfredo D'Ercole, volevo fare alcune osservazioni. Parliamo a volte di cose che per fare occorrono soldi. Io chiedevo una cosa che da fare non costa nulla, cioè è la questione della struttura organizzativa comunale. È davanti agli occhi di tutti noi che quando ci avviciniamo in una struttura comunale questa ci dà risposte in tempi non certi. Purtroppo gli imprenditori hanno bisogno non di questi tempi, ma di tempi che si misurano in settimane o in mesi, perché a fronte di queste misure decorrono interessi e decorrono organizzazioni. Attualmente io credo che la struttura organizzativa ha necessità comunque di essere snellita, di renderla molto operativa. Questo si può fare il giorno dopo, cioè questo non costa nulla perché è una prerogativa dell'amministrazione comunale, si può fare il giorno dopo, quindi immediatamente si può pensare alla riorganizzazione e qual è questo nuovo modello capace di organizzarsi in tempi più veloci. Poi mi associo alla domanda che l'ingegnere Di Cinzio prima mi ha bruciato, ma comunque mi associo a questo, cioè dice una cosa giustissima. Poi il problema è che non viene applicato con tecnicismo in più l'articolo 122,7 del codice, che permette appunto per lavori fino a 1 milione di euro di potersi servire fino a 15 imprese da prendere un elenco prestabilito e questi possono essere chiamati. Attenzione, su questo c'è la giurisprudenza, è chiarissima: se io non chiamo un'impresa pur iscritta in questo elenco non può fare niente, non ha neanche la titolarità a ricorrere, perché è un elenco come l'elenco telefonico. Quindi questa è una cosa che costa niente, ma credo che sia un aiuto importantissimo per le imprese. Questo è una cosa che si può fare immediatamente, anche perché questo va un po' in accordo con quello che sulla evoluzione del codice dei contratti. L'evoluzione del codice dei contratti all'inizio tendeva sempre a fare grossissimi appalti, adesso invece si va più verso gli appalti in lotti. Quindi questo ci dice una cosa molto molto interessante, insomma. Poi c'è un ultimo aspetto di cui volevo parlare, che mi riguarda un po' più direttamente, che riguarda un po' le attività di progettazione. Questo lo dico come associato all'OICE, che è l'associazione delle società di ingegneria
nazionale che fa capo sempre a Confindustria, che ha avuto un incontro esattamente l'8 maggio con il ministro Lupi, e nell'ambito di questo incontro il ministro Lupi ha condiviso la posizione OICE sulla necessità di esternalizzare le attività di progettazione. C'è anche questo problema, cioè se spesso i dirigenti comunali non portano avanti compiti istituzionali, spesso si dedicano anche alle attività di progettazione, perché la norma andava in tal senso. Okay? Adesso le cose sono modificate totalmente, cioè un richiamo e un ritorno alle attività istituzionali per quanto riguarda funzionari e dirigenti della pubblica amministrazione. Invece la necessità di esternalizzare progetti, perché la qualità dei progetti fatti all'esterno, e questo lo dice l'OICE e lo ha anche confermato il ministro Lupi, c'è sicuramente una garanzia maggiore. Quindi detto questo, io brevemente credo che queste sono azioni che costano nulla e devono essere tese a recuperare il clima di fiducia con i cittadini. Vi ringrazio. Grazie. La parola è Silvano Paglietta. E io volevo tornare un attimo sul concetto della semplificazione amministrativa. Credo che questa parola si può risolvere semplicemente passando attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Dico semplicemente, tra virgolette, perché in realtà è tema complesso, perché è un tema che a mio avviso non si affronta semplicemente con l'implementazione dell'ICT, ma soprattutto andando a toccare la parte organizzativa del comune, la parte culturale anche degli addetti e anche la parte normativa. La domanda è la seguente: i candidati sindaci come intendono affrontare questo tema per cercare di, come dire, portare poi al successo la semplificazione amministrativa? Semplicemente pensando che è un tema tecnologico, o magari organizzando un nucleo ad hoc in grado di portare avanti questo tema? Grazie, però vi prego sempre di magari presentarvi anche nel caso del Silvano, nella specifico un esperto del settore, in quanto nel suo curriculum professionale ha operato sempre nel settore dell'ICT e adesso collabora con la FASUR. La parola a Gianluca Cintorame. Una domanda molto semplice, si è parlata, non si è parlato, nessuno dei candidati ha parlato di rivisitazione del PRG. Io sono Gianluca Cintorame, imprenditore, nonché candidato a Provenza in Consiglio Comunale. E non ho sentito nessuno parlare del PRG se non Guerino Testa, che ha detto esclusivamente la rivisitazione di H-mezzi. Ma non si parla per nulla del PRG di Pescara, di quello che si vuole fare, di quali sono le intenzioni, di quello che noi abbiamo dal 2004, che abbiamo avuto il piano degli invarianti che ha bloccato la città, che è andata avanti solo con accordi di programma. Dopodiché si è bloccato tutto, si è fatto una rivisitazione, si è provato a fare una rivisitazione dell'NTA che è durata 4 anni ma non è stata mai portata in consiglio comunale. Quindi automaticamente noi abbiamo delle norme e delle tavole che sono per datate e solo la città è bloccata. Se c'è in programma un piano di riqualificazione, un piano di costruito. E poi una domanda particolare a Marco Alessandrini, perché stavo leggendo il giornale, e volevo semplicemente far capire, e volevo chiedere a te, c'era il discorso del consumo del suolo, di impedire il consumo del suolo, perfetto, ci sono dei capannoni dismessi. Il decreto sviluppo prevedeva, perché a Pescara è l'unica cosa che riesce ad attuarlo e applicarlo, prevedeva la riqualificazione attraverso demolizione, costruzione e cambi di estensione d'uso. Ma se il Consiglio Comunale fa ostruzionismo anche su questo, non si può fare nulla. Questa domanda a Marco, perché è scritto sui giornali, però la stendiamo a tutti quanti, perché voglio capire effettivamente l'applicabilità del decreto sviluppo o di qualunque altra legge che verrà emanata. Grazie. Grazie a te.
Antonio Lintino. Avete fatto apposta andare dalla parte della... No, non lo so. Non sei stato attento. Allora, buonasera a tutti, sono Antonio Lintino, Magris Costruzioni, consigliere dell'ANCE. Tutti quanti ormai più o meno diciamo la rigenerazione del costruito, non consumo del suolo, ma sappiamo tutti che per poterlo mettere in atto è importante, sono importanti leggi, ma leggi veramente che funzionano. Ho sentito il sindaco che diceva prima che il Consiglio Comunale è stato, diciamo, poco foriero, che Camillis ci diceva più o meno il perché, ma vorrei anche ricordargli che lui era il presidente di questo Consiglio Comunale. Vorrei poi sapere qualcosa delle aree di risulta. Noi abbiamo oggi a Pescara tre cose importantissime: un lungo fiume degenerato, l'area di risulta ormai che ci abbiamo fatto un parcheggio a cielo aperto, abbiamo poi l'ex COFA, sono tre risorse che potrebbero cambiare un volto di una città come New York, se non Berlino oppure un'altra città importante. Noi non siamo capaci di mettere in atto un qualcosa di importante che faccia cambiare l'aspetto a questa nostra città. Ecco, io ho sentito qualche cosa su queste tematiche, ma che cosa nello specifico, questo non l'abbiamo sentito, e penso che come al solito, essendo 9 candidati a un tavolo, oggi 7, si parla per arrivare a quella poltrona e poi diciamo vediamo che si può fare. No, vediamo oggi che si può fare, perché forse oggi è importante per prendere qualche voto in più. Grazie. Grazie Antonio, la parola a Bruno Savino. Grazie, buonasera. Io devo essere sincero, nel documento di Confindustria si parlava di alcuni temi fondamentali, importanti per la città, per il futuro della città. Tra questi ovviamente tratto quello che a me è più vicino, che è quello che riguarda il porto, anzi direi i porti della città di Pescara. Guardate che io rimango basito nel sentir dire che lo sviluppo del porto non è una priorità, o l'economia di Pescara non ha bisogno, o non ha bisogno solo del porto. Il PIL di questa area è fermo, è stagnante. Se non attraiamo capitali e persone da fuori e quindi non riattiviamo i flussi di entrata e uscita di questa città, l'economia locale è destinata a morire e non ripartirà l'edilizia, almeno non in maniera importante, di conseguenza non riprenderanno i servizi e tutto il resto. Allora io sinceramente mi aspetterei che i candidati a sindaco prendano degli impegni precisi in tal senso, e parlo anche da amministratore delegato del Marina di Pescara. Se non cambia l'atteggiamento delle istituzioni nei confronti di questa infrastruttura, anche questo un giorno diventerà un ex porto turistico, perché bisogna finirla con vedere determinate strutture come la vacca da mungere. Io dico al futuro sindaco, che molto probabilmente non so chi, ma si è seduto qua davanti a me, che il Marina di Pescara, gioiello di questa città, paga 100.000 euro l'anno di Tales, ma il servizio di raccolta dei rifiuti se lo deve pagare a parte. Questa è una delle distorsioni che non sono più accettabili se pensiamo veramente che lo sviluppo di questa città passi attraverso il mare. Sul piano regolatore portuale, dopo anni di attesa, credo che non sia accettabile pensare ad ulteriori rinvii, ormai ci stanno tagliando fuori da tutto, e il non scegliere su asset importanti della città come il COFA e come tante altre situazioni, stendo un velo pietoso su quanto accaduto sul COFA durante l'ultima legislatura, non dà respiro, non dà futuro a questa città. Noi vorremmo impegni precisi e concreti e vogliamo poter giudicare da cittadini sulla base di scelte politiche ben precise. Non si può continuare a girare intorno ai problemi, sì, forse, vedremo, o sì o no. Dateci uno strumento per decidere cosa fare il 25 di maggio. Grazie Bruno. Io quindi, come annunciavo, incomincerei a dare la parola ai candidati sindaco, partendo da Vincenzo Serraiocco,
Avete 2 minuti di tempo, siccome non abbiamo il timer a disposizione, avrò lo sgradito compito di interrompervi una volta arrivati ai 2 minuti. Se concludete prima, naturalmente nessun problema. Ma inizio a rispondere subito a Santoni. Santoni. Vale, mi sono sempre sbagliato, non sono scrive, io non ho detto in positivo, io non ho detto che il porto di Piano Portuale non sia una priorità, ho detto altro, ho detto che non tutta l'economia e il rilancio, come tu hai utilizzato il termine del PIL dell'economia di Pescara, possa essere intorno alla campagna elettorale al sindaco di una città intera soltanto sul piano regolatore portuale. Ad ogni trasmissione che andiamo fatto domande sul piano regolatore portuale, il piano regolatore portuale è una fase definitiva per quanto riguarda l'iter. Poi dopo che abbiamo fatto l'iter, o che avete fatto l'iter, avete approvato, ci vogliono altri centinaia di 100 milioni di euro per realizzarlo, quindi non tutto, e se non sarà fatto, non tutto può vertere durante la campagna elettorale al discorso del piano regolatore portuale, non tutto sul porto, perché l'economia di Pescara non verte tutto sul porto. Si parlava un altro candidato di 4.000 persone che arrivavano a settimana, io quando ero piccolo che il porto era navigabile, io forse questo non lo so. Questo è quello che è giusto che vado a ribadire con forza e determinazione. Per quanto riguarda alcune domande di Eurusia, perché tenuti non è facile, per quanto riguarda il problema dei turchi è un problema non soltanto per prendere soldi, per essere pagati direttamente dalle due, è un problema anche per chi fa finanza agevolata, perché non può avere soldi colui che è stato ammesso a un finanziamento se non ha un turco a disposizione. Ci sono attività innovative nuove, strutture finanziarie, bancarie nuove che noi dobbiamo adeguarci. Noi abbiamo le idee, io ce le ho le idee perché fa parte di questa struttura, ma non so, sicuramente voi conoscete una banca, che è la banca Intesa Infrastruttura e Sviluppo, che anticipa i contratti direttamente ai fornitori che svolge attività di lavori pubblici. E io ricordo che abbiamo fatto anche una conferenza stampa in comune dove abbiamo lanciato questa nuova struttura e questo nuovo strumento. Quindi gli imprenditori devono essere coscienti e gli imprenditori devono stimolare la pubblica amministrazione, poi dovete, e sapete benissimo, io vedo tanti visi, come diceva Florio, io sono vedo passati. Tanti 10 secondi, vedo tanti visi qui dentro di gente che fa l'attività imprenditoriale con difficoltà, ma tante persone che devono, imprenditori che devono rigenerarsi. Questa è una nuova generazione che chiede il voto alla politica, ma anche voi vi dovete rigenerare, perché io vedo tanti visi vostri da assessore davanti alle stanze nostre di allora, davanti alle stanze dei sindaci, per prendere una cosa. È stato costruito tutto a Pescara, si può fare ancora il 10%, ma non state intorno soltanto a quello che si può fare a Pescara. Avrei da rispondere a tanti altri, Presidente. Io appunto per questo invito i candidati, perché purtroppo il primo è sempre un pochino più realizzato, questa può dovuto invertire l'ordine, di rispondere, capisco che c'è la volontà di creare anche, di spiegare meglio il proprio pensiero, però purtroppo i tempi impongono una risposta quasi puntuale sugli argomenti che si vogliono. Quindi passo la parola a Cornelli per i suoi 2 minuti di risposta. Io cercherò di rispondere per capitoli, non rispondere alle singole persone per capitoli. Quando si parla di pubblica amministrazione e di rapporti tra il cittadino e l'amministrazione, si parla dell'essenza stessa della democrazia. L'unico strumento che io conosca delle aziende di servizio con cui si rapporta con la pubblica amministrazione è la carta di servizi. Il comune di Pescara non ha una carta di servizi. La carta di servizi è quello strumento che dici tu ottieni una cosa, vai da Tizio, questi sono i tempi di risposta. E questo è un dato fondamentale a mio avviso. Io sono convinto, lo dico senza paure, senza timori, che vada selezionato, dove ci sta la possibilità di aiutare le imprese locali, vada selezionato, perché noi dobbiamo fare tutto il possibile per far sì che riprenda l'occupazione, che i nostri giovani non vanno più in giro per il mondo a trovare lavoro. Se c'è la possibilità di farli lavorare sul territorio, perfetto, mi dite che è legale, io non c'ho un approfondimento, però siccome l'ho sentito dire da Alfredo D'Ercole, con cui ho avuto la fortuna pure di lavorare insieme, avuto e quindi conosco la sua competenza, è chiaro che se c'è la possibilità, sotto 1 milione di euro si può fare l'affidamento, si può fare sull'elenco solo l'affidamento alle imprese del posto. Va fatto, non è che bisogna farlo, con tutto il bene che vogliamo alla globalizzazione, alla concorrenza, eccetera, eccetera.
Un altro ragionamento, ecco, sulla risposta organizzativa, sulla struttura organizzativa, Silvano, io mi ero già spesso, è chiaro che se non si rivede la struttura organizzativa, qua abbiamo al Comune di Pescara, se voi vedete l'organigramma, e vedete quello della Fiat, con 150.000 dipendenti, più o meno è la stessa cosa in termini di caselle, non può essere una cosa simile, costa, è inutile ed è pure inefficiente, se vogliamo. Io voglio andare diritto all'essenza delle cose, degli editi. È chiaro che il recupero, perché non posso fare solo, bisogna fare il recupero dell'esistente. Per fare il recupero dell'esistente bisogna renderlo compatibile con le risorse economiche, ovvero bisogna che chi ci mette i soldi li recuperi e ci abbia un ritorno economico. Allora, quelle battaglie sui premi di cubatura, quelle battaglie sui campi di destinazione d'uso, significa che si dissocia gli interessi del comune e gli interessi di chi ci sta sul comune. Sembra che il comune sia qualche interlocutore degli interessi. Tu imprenditore devi fare l'affare e io devo fare l'affare, no? Se fa l'affare l'imprenditore, l'affare lo fanno i cittadini, hai recuperato il territorio, gente che lavora, e quello è l'affare vero che deve promuovere il comune, non di portare a casa 50.000 euro più in meno. Io capisco che i due minuti sono veramente pochi, però io desidererei farlo rispettare. A questo punto, visto che da poi è difficile regolarsi, vi do come un minuto, magari su un argomento che non siete riusciti a trattare su questi due minuti e che vorrete come fase conclusiva, in modo poi da concludere gli interventi, poi li potete liberare anche per gli altri maggio numerosi temi. La parola a Marco Alessandrini. Diciamo, questo secondo giro, se vogliamo, è ancora più difficile perché le sollecitazioni sono molteplici, io cercherò di parlare ancora più velocemente, ma visto che siamo qui, siamo in questa sede, data la presenza di significativi rappresentanti del mondo delle costruzioni, ne approfitto per fare un discorso su questo ambito. È un discorso che per la verità mi appassiona non da ieri, io lo dico spesso, ma prima che venisse fuori insomma la mia candidatura, io avevo consegnato alla erigente coalizione di centrosinistra un documento, come si usa, che si occupa di questo. Cioè, io penso che chi si candida ad avere responsabilità pubbliche deve interrogarsi sul modello di sviluppo verso cui andare, perché di sviluppo c'è un bisogno disperato. Tante volte, essendo il sottoscritto un uscente consigliere comunale di opposizione, che è un luogo freddo e pieno di spifferi, naturalmente però abbiamo avuto confronti con il mondo produttivo e non è sfuggito a nessuno, il sottoscritto dei miei colleghi, questo dato, e cioè l'economia riparte dall'edilizia. Io intendo tuttavia fare questa osservazione, ovvero l'edilizia deve anche fare i conti con i numeri, e sono i numeri del consumo di suolo in Italia, sono i numeri dei vari vuoti invenduti. Velocissimamente, in Italia il suolo consumato negli ultimi 15 anni si è costruito su una superficie pari al Lazio e la Abruzzo messo insieme, in Italia ci sono 3 milioni e mezzo di vani vuoti, in Abruzzo e Molise sono 47.000. Questo non è solo un problema vostro, diciamo, è un problema politico, perché si generano pezzi di città in cui non c'è nessuno, in cui si annida la marginalità, in cui c'è il degrado, ok. E allora io non faccio crociate contro i metri cubi, ma osservo che ci sono metri cubi utili e metri cubi inutili. Allora penso, poiché una specificità di Pescara e dell'Italia, la bellezza del nostro territorio, se no come diavolo lo facciamo il marketing territoriale, cessiamo di consumarlo inutilmente e puntiamo all'urbanistica, dice Marco Augier, dice Renzo Piano, del rammendo e del recupero. La ristrutturazione urbana è oggetto non casualmente di diciamo, fondi comunitari, veramente velocissimamente, perché il 75% della popolazione mondiale vive nelle città, le città hanno una dimensione centrale strategica, quindi ristrutturazione urbana e manutenzione della città. Per il resto facciamo un'altra puntata, grazie mille. Grazie, la parola a Guerino Testa. Eccoci. Allora, d'accordo subito, approvazione del piano regolatore portuale, perché non si basa tutto sul porto, ma il porto è uno spaccato fondamentale della ripresa economica della nostra città. Ma prima ancora ricostituire da subito un rapporto di grande fiducia, di confronto e di condivisione con i cittadini e con le associazioni di categoria. Oggi abbiamo tutte le categorie produttive della nostra città che sono arrabbiate
costruttori, commercianti, balneatori, marinerie e associazioni, come ho detto prima. Piano efficiente di politica tributaria, perché c'è crisi finanziaria ed economica, patto di stabilità, tutto ciò che volete, però ci sono i margini per attuare una politica efficiente di politica tributaria. Molti punti che sono a base delle vostre domande sono compresi nel mio asciutto programma di governo. Parliamo del governo del territorio. Bisogna capire dove andare nella prima fase e dove andare nella seconda fase. Subito e dopo. Subito, ho detto prima, HMEZ, decreto sviluppo che è indecente che sulla pesca non abbia approvato. Qualche minuto dopo cosa bisogna fare? Subito un nuovo piano regolatore, come diceva Centorame, al quale faccio in bocca al lupo per la sua campagna elettorale, così come all'amico Bruno Santoro. Governo del territorio a consumo zero, che non vuol dire, che non significa assolutamente a sviluppo zero. Riconversione, riqualificazione energetica e funzionale, trasferimento dei diritti edificatori, cosa che sino ad oggi non è mai accaduto, accaduto molto di rado, e anche il discorso della perequazione urbanistica. Area di risulta, ex Confa e Colena, sono tre aree strategiche di sviluppo della nostra città. Area di risulta doveva essere la grande scommessa da vincere, è stata la grande scommessa persa, perché abbiamo un mercatino indecente che deve essere subito smantellato, un Luna Park indecente che subito smantellato, due silos con 3.500 posti auto, verde. Non sono per il teatro in quell'area. Chiudo dicendo ovviamente che la semplificazione è fondamentale. Ma facendo che cosa? Subito una piena adesione al patto dell'efficienza. Anche qui non è scandaloso che il Comune di Pescara ad oggi non abbia dato seguito a questa efficienza. È il rovesciamento totale dell'onere della prova, ossia fare una verifica non più a monte, perché sennò non si lavora più, ci sono troppi cavilli, gli uffici chiedono troppi cavilli, ma bisogna dare atto subito all'azienda, al privato, di cominciare a lavorare e fare un controllo a posteriori. Chi sgarra, come suol dire, verrà punito. Ti devo interrompere, grazie. La parola a De Camillis. Bene, io non voglio assolutamente sottrarmi a tutte le risposte che dovrei dare, però voglio raccogliere la provocazione dell'amico Santori, che dice: datemi un motivo per cui votare uno di voi. Bene, io il motivo ve lo voglio sottoporre in due minuti e dieci secondi, sarò velocissimo, parlerò velocemente. Noi abbiamo il progetto di cui parlavo prima, il rilancio del centro storico. Il rilancio del centro storico significa rilanciare tutta quella zona che fa parte della Real Piazza, della Piazza Forte, il cui perimetro è via Conte di Ruvo, ferrovia, via Caduta del Forte fino al mare. Lì si prevede l'esclusione dal territorio pescarese del Campo Rampigna. Il Campo Rampigna va spostato in periferia, lì verranno fatti degli scavi, ci saranno sicuramente reperti archeologici, sicuramente però la nuova architettura con fantasie di tecnici che hanno queste capacità si può prevedere qualcosa di interessante. Le colene a nord e a sud del fiume devono essere liberate da quel parcheggio, che diventa una cosa veramente da terzo mondo o quasi. Le due colene devono essere rivitalizzate da un punto di vista culturale, da un punto di vista turistico e commerciale. Io non voglio parlare in grande, ma voglio solo proiettare la vostra fantasia verso altri mondi oltre le Alpi. Se si va a Parigi, sulle colline della Senna hanno portato la sabbia, i parigini vanno al mare, mettono l'ombrellone, la sedia sulla Senna. Poi la notte questo lungo fiume si trasforma in un centro di attrazione turistico, culturale e commerciale. Lì dobbiamo andare a poter far inserire delle attività commerciali che possono anche consentire il deflusso di quel caos che adesso è su Pescara Vecchia e che determina anche problemi di carattere di sicurezza. Ho finito veramente, arriviamo, perché due cose sono importanti, arriviamo al mare arriviamo all'ex Cofa. Io per l'ex Cofa guardo, per arrivare subito alla
alla definizione, guardo al Covent Garden di Londra, stesso discorso, copiare in grande. E termino, caro Enrico, il molo dei trabocchi. I trabocchi non hanno più la loro specificità, non possono pescare. I trabocchi devono avere il cambio di destinazione d'uso, e anche lì, come a San Francisco, sempre per disegnare in grande e sognare in grande, devono essere attività turistiche e commerciali, per dare un fiore all'occhiello e lì determinare il ponte del mare con il collegamento di due sponde vive e non certo di due sponde morte come è ora. Grazie, la parola al sindaco Aldo Remascia. Presidente, io utilizzerò il mio minuto e mezzo per sottolineare alcune cose, magari omettendo le risposte, perché è veramente difficile rispondere a tutte le domande che peraltro sono interessanti. Intanto io rivendico fortemente il fatto che viviamo in una delle città più belle del centro Italia, perché ad giudicare e ad ascoltare tutti quelli che hanno parlato oggi sembra che Pescara sia una di quelle brutte città tipo Mestre o anche qualche città abruzzese che non me ne voglia nessuno, voglio citare, abbiamo le più belle riviere del centro sud, insomma in questi 5 anni abbiamo lavorato. Un'altra puntualizzazione, le aree di risulta. Beh, aree di risulta, questa è stata la prima amministrazione ad approvare il progetto preliminare del teatro, 50 anni di chiacchiere, Pomponi ha battuto nel 63, primo progetto preliminare adottato in giunta. Ex Cofa, ma ci siamo dimenticati l'accordo tra regione, provincia, comune, presidente Testa, regione, provincia, comune, camera di commercio, oggi avremo già i servizi sull'ex Cofa. E chi l'ha fatto? L'ha fatto l'amministrazione Aldo Remascia. Chi l'ha distrutta? Il consiglio comunale di centrosinistra, che ha fatto ostruzionismo, ha fatto perdere effetto a quella delibera e oggi avremmo risolto il problema strategico. Waterfront, abbiamo adottato in giunta la delibera per la risoluzione del PP2 e che tutto quello che poi arriva in consiglio comunale viene sistematicamente distrutto, così qualcuno non si potrà mai intestare il merito storico ed epocale di aver risolto un problema a Pescara. Bruno Santori, Porto siamo stati a fianco, guardate che se ritorna il collegamento con la SNAP, il merito è della Camera di Commercio, ma è il merito del sindaco di Pescara che è andato a pregare in ginocchio gli operatori di riprendere, di ridare credibilità alla città di Pescara. Io sono stato il primo ad andare ad Ancona, poi mi sono portato Becci a Napoli e poi Becci giustamente ha attivato i meccanismi per creare un finanziamento per il collegamento con la Croazia. Rapidissimamente, uffici ostili ai costruttori. Questa amministrazione è stata la prima a selezionare i dipendenti attraverso i bandi, attraverso la selezione pubblica, con i magistrati della Corte dei Conti in commissione. E se, mi dispiace molto, ci sono personaggi ostili all'interno degli uffici, perché evidentemente sono stati selezionati con ben altri criteri. E poi un appunto all'amico D'Ercole, Alfredo, oggi tu sei un grande sostenitore del nuovo centrodestra, ma tu sei stato 5 anni dirigente del comune di Pescara, sei stato 1 anno e mezzo assessore con me. Beh, non arrivi da Marte, Alfredo, che gli uffici non funzionano, insomma lo sai, possono funzionare meglio, probabilmente ti sei impegnato molto per farli funzionare, però evidentemente hai perso un'occasione, ma capiterà senz'altro magari con un nuovo sindaco. Grazie. Grazie sindaco. Se voi siete d'accordo, solamente se volete giocarvi un'ultima battuta, perché so che qualcuno di voi magari voleva aggiungere qualche cosa, ma nemmeno più il tempo, proprio deve essere una battuta anche solo di saluto, parto da te andando verso sinistra e poi cominciamo da destra. Fate passare il microfono, fate automaticamente, ma deve essere proprio di saluto. Innanzitutto grazie io sono convinto di una cosa, che quando ho fatto questo percorso di una lista autonoma rispetto ai partiti tradizionali, perché avevo visto che i partiti sono i giornieri dei loro partiti. Quando non c'è qualcuno, quello che sta parlando, che non blocca le cose, c'è qualcun altro che sta fuori, lontano rispetto a quello che sta parlando, che bloccano le cose. Allora vi chiediamo, dateci una mano, noi la faccia ce l'abbiamo messo per
una provocazione forte, ci abbiamo messo, pensiamo le cose di poterle fare. Ho visto troppe cose che non sono state fatte per colpa dell'uno o per colpa dell'altro, come la cosa di far cosa pure per colpa mia, che erano stato un quarantesimo della colpa e pure via, perché stavo in quel consiglio comunale, però oggi ho deciso di assumere una responsabilità più ampia rispetto a qualunque. Grazie, la parola a Marco Alessandrini. Saluti velocissimi, qui più passano gli interventi, più sono brevi, diciamo, faccio una considerazione visto che non c'è il tempo, cioè, io riconosco una cosa, pur nelle diciamo, differenze che ci sono fra di noi, io vorrei molto discutere con il mio amico Luigi Aldore Mascia a proposito di questa ignoranza che distrugge, cioè i barbari praticamente, i fratelli di Attila. Perché penso che naturalmente la responsabilità politica sia in primo luogo in capo a chi ha la guida amministrativa di una città importante come Pescara. Penso che la cittadinanza sia in grado di decidere autonomamente, penso sia in grado di scegliere se la Pescara che ci viene riconsegnata oggi è migliore o peggiore di quella di 5 anni fa. Però diciamo, dico questo, e consentitemi una rivendicazione tra virgolette orgogliosa, che però ritengo di estendere senza diciamo, problemi naturalmente ai miei soci. E cioè noi ci mettiamo la faccia, in questo momento non è facile per niente, non è facile per niente perché oggi come oggi naturalmente c'è un comprensibile clima di sfiducia intorno alla politica. Io mi auguro una cosa, poiché sovente ho sentito dire voi dovete smettere di litigare fra di voi perché tutto questo è il terreno della politica, bla 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 bla, mi auguro questo. Io se naturalmente la maggioranza dei cittadini di Pescara mi dà il mandato lo farò, perché sono convinto che non è possibile la pubblica amministrazione dell'eterno avvio, ossia ogni volta che parte ora damnazio memoria del passato e si ricomincia tutto da capo. Su alcune scelte indirizzi strategici, penso alla questione del risulta, ci sono delle linee di indirizzo che sono state condivise da tutto il Consiglio Comunale, a destra, a sinistra, noi le attualizzeremo, discuteremo, però io ho la piena consapevolezza che su certe partite strategiche noi dobbiamo parlare e mi auguro che comunque una nuova generazione di amministratori possa favorire questo percorso. Grazie Marco, sindaco. Che dire, continuando sul tema di prima e sulle cose fatte, 50 milioni e oltre di opere pubbliche realizzate in questa città nel tempo più difficile per la storia di questo paese, 200 cantieri, 200 opere, c'è un ponte da 13 milioni di euro che è una delle opere più grandi oggi in corso di realizzazione nel centro-sud e consentitemi con orgoglio, senza un'ombra giudiziaria, forse un record da 40 anni a questa parte in questa città, lasciatemelo intestare perché fare le cose e farle senza avere nemmeno una macchiolina, io credo che sia un record in tempi di 5 Stelle, in tempi di qualunquismo, in tempi in cui anche l'Expo di Milano diventa una vergogna per l'Italia. A Pescara abbiamo un'isola felice, abbiamo avuto 5 anni di buon governo e di governo trasparente e onesto di persone per bene. Si poteva fare di più, lo faremo nei prossimi 5 anni. Grazie. Grazie. Allora, innanzitutto un in bocca al lupo a tutti i colleghi candidati sindaco, ai presenti e assenti, un ringraziamento a Confindustria e di solito in questi giorni si fa l'appello al voto, io invece voglio fare un appello ai presenti. Appello ai presenti perché il momento storico che oggi vive le imprese è difficile, ma nel contempo è anche molto complicato per gli enti pubblici. Noi in questi 5 anni abbiamo vissuto 5 anni di grande recessione, probabilmente andando al ritroso della storia difficilmente si sono avuti 5 anni consecutivi di recessione così forte, così violenta, così feroce, probabilmente dal 1929 ad oggi sono stati 5 anni più duri. E quindi si può migliorare Pescara in un solo modo, tentando di lavorare il grande rapporto di fiducia come dicevo prima, un rapporto di confronto, un rapporto di condivisione, ovviamente poi alla fine la politica deve decidere, deve cercare di decidere sempre per il meglio. Io mi auguro che questi
incontri che a me mi appassionano, mi appassionano anche molto, ovviamente ci vorrebbe un po' più di tempo a disposizione per confrontarsi, anche per sentire chi non ha preso la parola, e istituire anche da oggi un accordo che chiunque di noi diventerà sindaco di Pescara prende l'impegno trimestralmente di confrontarsi con le categorie produttive, in questo caso con il mondo ACI, il mondo Confindustria, ma deve avvenire anche col mondo del sociale, che è un mondo importantissimo, perché oggi c'è una nuova fascia di nuovi poveri che incomincia ad essere sempre più ampia, e ci sono tante altre problematiche. Quindi io mi impegno, nel caso in cui dovessi essere sindaco di Pescara, ad attuare non solo con le parole, anzi non con le parole, ma con i fatti, questo tipo di confronto e anche di fiducia che oggi manca totalmente. Grazie. Grazie Grillo. Grazie. Allora io molto velocemente, siccome ho svolto il ruolo e sto svolgendo ancora per qualche giorno quello, il ruolo del Presidente del Consiglio Comunale, io volevo sottolineare un attimo quello che aveva, cioè, a cui aveva accennato Dintino. È vero, io quello che ho denunciato di tutto quello che accade e che accadeva nell'aula, il Presidente del Consiglio non è che può decidere, il Presidente del Consiglio si attiene a dei regolamenti e non può far altro che prendere atto di quello che le forze politiche di maggioranza e di opposizione svolgono. A Marco Alessandrini vorrei ricordare, all'amico Marco, che sarebbe bene che lui meditasse per il futuro tutto quello, ricordando tutto quello che è accaduto in aula sul decreto sviluppo. Sul decreto sviluppo la Presidenza del Consiglio ha ricevuto decine, centinaia di pregiudiziali. Quando la Presidenza del Consiglio con un atto forte è riuscito a rigettare le pregiudiziali, mi sono stati presentati circa 1000 emendamenti. 1000 emendamenti solo per far apporre i pareri dagli uffici competenti, no, ci vogliono oltre 40-50 giorni. Quello è palesemente un ostruzionismo. Io capisco che c'è anche l'ostruzionismo in aula, ma l'ostruzionismo deve essere sempre costruttivo, ovvero il decreto sviluppo si deve fare, facciamolo meglio, ma no, non facciamolo. E questo è il problema della politica di oggi. Io auspico, e con questo chiudo, sperando che qui tra noi il futuro sindaco abbia questa capacità, e chi dovesse aver perso avere altra capacità. La campagna elettorale non può iniziare il 26 di maggio, il giorno dopo che è stato eletto il signor Mario Rossi, e tutti vanno contro di lui perché pensano che già è iniziata la campagna elettorale. Il sindaco deve avere il diritto di governare, l'opposizione deve avere il dovere di guardare, di sovraintendere, poi dopo 5 anni rinizia la campagna elettorale, altrimenti quella campagna elettorale svolta per 5 anni, i sacrifici e le ferite peggiori le soffrono i cittadini, le soffrite voi che siete gli imprenditori, che siete gli operatori della città. Quindi dobbiamo, la campagna elettorale finisce, non lo so se finisce il 26 o andiamo al ballottaggio, ma comunque appena eletto il sindaco la campagna elettorale deve terminare, la riprenderemo tra 5 anni. Grazie ancora. Già preso il tempo gli altri, quindi utilizzo 10 secondi, però è giusto che affermare e con forza quello che ha detto Roberto De Camillo. Non bisogna dimenticarsi quello che uno ha fatto fino a ieri o fino a questa mattina, cioè quello che è stato un continuo ostruzionismo fatto in consiglio per alcune cose che potevano andare meglio, potevano essere fatte. Quindi sarò brevissimo, abbiate la forza, la fiducia e soprattutto la forza vostra nell'animo di avere e di dare un cambiamento a questa città rispetto a questo tavolo. Quindi chiedo un voto per me e per la mia lista, in modo che possa veramente cambiare le cose a Pescara rispetto a quello che vi ho detto. Grazie. Chiedo scusa solamente per ringraziare nuovamente i candidati, mi scuso con chi non è potuto intervenire, vi dico solamente una cosa ai futuri e potenziali sindaci. Noi come associazione di categoria vogliamo essere a disposizione della politica nel senso di collaborazione. Logicamente questo non significa essere chiamati e poi con il solo fatto di essere chiamati significa che siamo d'accordo.
metteremo davanti quelle che sono le nostre richieste, cercheremo anche noi come associazioni di categoria di diminuire una conflittualità che porta molte volte a ricorsi e contro ricorsi. Però vi prego che questo impegno che avete preso attualmente, perché sicuramente sarete protagonisti del futuro Consiglio Comunale, ve lo ricordiate anche subito dopo le elezioni, perché noi abbiamo bisogno di un territorio che sia governato nel miglior modo possibile. Grazie a tutti voi.